Il sentore e la preoccupazione fondamentale è che l'azienda stia prendendo tempo, come da sempre si dice, e non abbia voglia di poter arrivare alla conclusione e trovare un acquirente. Le offerte ci sono state, l'azienda prende tempo e questo ci preoccupa e ci lascia sgomenti. Continua la mobilitazione per la vertenza Fimer, l'azienda di Terra Nuova Bracciolini, sul cui futuro ancora c'è grande incertezza. La CGIL infatti ha organizzato una nuova iniziativa di fronte ai cancelli dell'azienda con le istituzioni e le associazioni del Valdarno. Per il prossimo 18 giugno invece è stata organizzata una manifestazione a Roma. In 20 giorni bisogna intanto aspettare che si concretizzi l'offerta di esclusiva da parte degli investitori che hanno manifestato interesse a intervenire dentro questa azienda per le opportunità che questa rispecchia sia in termini di know-how ma anche rispetto a un mercato in espansione visto che è dentro la transizione ecologica. La scelta di questo luogo non è a caso perché se si guarda le parole d'ordine che mette la CGIL nel proprio documento e poi si concluderà con la manifestazione del 18 giugno, noi parliamo appunto di lavoro, parliamo dell'urgenza che chiede con gran voce il lavoro, che è un'urgenza salariale, che è un'urgenza di intervenire sulla precarietà, ma che è un'urgenza anche di definire strategie politiche e industriali. E in questo caso siamo, come dire, nel cuore proprio di una discussione politica, perché la contraddizione sta vivendo questo stabilimento in un momento dove si discute della transizione ecologica, in un'azienda dove si sviluppano questi prodotti da oltre 20 anni e che quindi dovrebbe essere interessata anche da una crescita dentro a degli spazi di mercato, invece si sta vivendo per una cattiva gestione, diciamo una situazione completamente opposta, che è paradossale.